Fratello, preferisco se gesticoli, che almeno le tue mani non strapazzino i testicoli, sperando che le immagini mi spieghino le cose che farnetichi, perché rappando biascichi sei più volgare tu di Luca Medici. Mi dici che frequenti molte tipe, che le cambi come fai per la palestra con le tute, perché tanto sono solo prostitute, anzi bitches, che come dire hot dog mangiando le salsicce. Sei monotono come il grammofono inceppato di mia zia, come il citofono di Gigi la sua cremeria, o come questo cazzo di telefono che sembra avere ovunque la mia stessa suoneria. Tanto valeva rimanere al vecchio drin drin, sei più ripetitivo tu di Ezio Greggio Drive-In. Le rime prevedibili, i concetti discutibili e la fantasia che vola, che galoppa verso cime irraggiungibili di trash. E poi mi parli del cash. Dona questo blitz gerontoiatrico, ma il quiz è se il tuo alito è frutto dello sprizzo e il latte è andato in acido. Lo so che è poco tempo che hai lasciato il biberon, più o meno dal momento in cui hai iniziato a usare il phone. Ti guardi nello specchio e cosa vedi? Il gangsta ingioiellato dell'America del rap, oppure un guitto fomentato che lo insegue con la trap? Ti credi il figlio di Tupac, ma sembri un comico di Zelig. Ci tieni ad informarmi che ti dopi, che la ganja te la fumi in tutti i laghi, in tutti i luoghi, in tutti i modi, che la sbuffi anche facendo colazione. Lo ripeti in ogni riga, in ogni verso di ogni singola canzone. L'ho capito, mi c'è sfinito, non penserei che sia colpito dal saperti stupefatto. Il fatto è che puoi fare molto meglio di così, se alzi il livello del discorso, non del THC. We'll be right back.